Ora la caserma della Guardia di Finanza di Sabaudia porta il suo nome, quello di Filippo Mondelli, atleta delle Fiamme Gialle e della Nazionale Italiana di Canottaggio. Al di là dei successi sportivi conseguiti di questo ragazzo, scomparso prematuramente per una grave malattia nel 2021, resta il ricordo delle sue qualità umane, morali e il suo senso del dovere. Lui, che proprio a Sabaudia, si allenava. All'ingresso della caserma, la signora Monica, madre del compianto Filippo, insieme al comandante regionale della Guardia di Finanza, al prefetto e al sindaco di Sabaudia, ha scoperto una targa commemorativa. Il ricordo di Filippo Mondelli è vivo più che mai. Filippo è un grande amico, dico è perché è sempre presente nei nostri cuori, lo portiamo sempre con noi. Ha lasciato il segno qui e continua a lasciarlo appunto dentro di noi. E ci illumina la strada maestra, penso che appunto lui dall'alto ci guarda, ci ascolta e ci dice dove andare. Filippo era una persona talmente buona che bastava poco, ecco, per farlo scoppiare così. Era speciale, speciale veramente. In occasione della cerimonia, il centro sportivo e il comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno organizzato, in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Io Sono Filippo, APS, la terza edizione del Challenge Filippo Mondelli, una competizione sportiva con scopo benefico patrocinata dalla Federazione Italiana Canottaggio, che ha consentito di raccogliere circa 8.000 euro da devolvere all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che ha avuto in cura il finanziere Mondelli. All'evento c'era anche il sindaco di Cernobbio, paese in cui Filippo è cresciuto. Oggi è un'emozione particolare, soprattutto nei suoi 30 anni, aver fatto questo riconoscimento della caserma, un riconoscimento particolare e anche un segno di continuazione, credo, dello sport, perché il canottaggio è un po' lo sport del nostro lago. Ricordo di Filippo sicuramente la sua sincerità, la sua voglia di fare, la voglia di dimostrare che con l'umiltà si può davvero continuare ad andare avanti assieme.